facevo il direttore generale di questa società è fallita perché il gruppo dal quale dipendeva questa società è fallito a sua volta. E allora mi sono trovato senza lavoro. Quando ho cominciato a fare l'illustratrice di libri per bambini avrò avuto 28 anni. Stavamo bene, facevamo panettoni, colombe, brioche e tante altre cose. Vivevo a Roma, quindi lavoravo lì al reparto celle a Roma. Ho tre lavori e mezzo. Senti un sacco di gente che ti chiama e ti dice adesso ti insegno, ti dico io come fai a trovare lavoro, no? Ma non si trova niente. Per aiutare i miei colleghi di lavoro e me stesso, così ho scritto anche a numerose persone, tra le tante ho scritto anche a Strasburgo, alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Non sono abituata a lavorare per terzi, cioè nel senso con una busta paga mensile. Portiere notturno in hotel il fine settimana, giornalista in una TV locale 1 o 2 giorni alla settimana, e fotografo per uno studio fotografico e poi per arrotondare noleggio auto d'epoca per matrimoni. Presi la decisione dopo un'audizione con il Maggio Musicale Fiorentino di prosciogliermi. Lì però uno sconvolgimento perché dal mondo della questura ti trovi nel mondo dei suoni, del canto. Cioè, io ho sempre pensato, sì, a questa cosa dell'equilibrio, no? Che sei sempre, cioè non sei mai in un posto, cioè non cammini mai su una cosa piatta, sei sempre un po' così, no? Che cammini su una corda, qualcosa così. Da un certo punto di vista mi piace. Il lato economico è un po' come prima, non è che sia cambiato molto. L'unica cosa è che adesso io vado al lavoro fischiettando.